Creazione e percezione 3. Punto F attraverso Francesca R. 7 gennaio 2024 a cura di VB e Laura Nova. Michelle, in realtà, se aveste un'evoluzione non media ma più elevata, la capacità di creazione andrebbe ben oltre, plasmerebbe il piano di appartenenza in maniera diversa. Cosa vuol dire? Qui c'è un tavolo, giusto? Posso crearlo di altro materiale, perché questo non mi piace, e quindi modifico il piano nel quale mi trovo. Voi dite, come si fa? Non è un'azione. Voi come fate a camminare? Come fate a respirare? Potete descrivere l'azione meccanica, sì, ma cosa c'è dietro? C'è che il tavolo è parte di quello che siete e non può essere separato e distinto dal resto. Questo serve invece a te per curiosità e agli altri pure per curiosità, ma soprattutto a te. Creazione e percezione è quello che avviene in questi precisi consessi, quando è necessario farlo in situazioni che non siano prettamente di insegnamento, ma dove serve accostare e anche avvicinare, interessare, solleticare la necessità del desiderio per gli apporti, per i fenomeni fisici. Si creano e si percepiscono particolari condizioni e si manifestano gli oggetti in quel momento, sia che vengano prelevati da altri luoghi del piano fisico, sia che vengano formati esattamente in quel modo, in questo spazio preciso. Domanda: quindi questa è la prassi del fenomeno fisico? Michel: esatto. Domanda: allora il fenomeno fisico non sempre è prodotto da una persona di evoluzione superiore alla media? Michel: no. Di solito viene indirizzato, attenta, per incuriosire, per avvicinare e per solleticare il desiderio, quindi la possibilità di ampliare quel moto vibratorio che unisce i presenti, perché dietro non c'è nessun insegnamento, non vi viene spiegato che cos'è la creazione percezione, ma viene eseguita, eppure non vi è mai stato detto che cos'è la creazione percezione nell'apporto nel fenomeno fisico. Attenzione, di creazione e percezione se ne parla, se ne parlerà, perché c'è anche tanto altro da dire, ma un passo alla volta, altrimenti vi è assolutamente incomprensibile. Ho già dovuto tradurre e ridurre linguaggio e concetti. Voi capite da quello che vi ho detto di quanto è importante la vibrazione.